Cosa fare se mi ritrovo con un hard disk che, se lo inserisco nel mio computer, mi ritrovo la bellissima, entusiasmante scritta unità illeggibile, disco danneggiato? E beh, in questo caso so cazzi. Ma forse insieme riusciremo a trascendere questo problema e forse a recuperare i nostri benamati file. Ma questo dopo la sigla. Problemi, ancora problemi. Certo, ragazzi, che con i computer non si finisce più di avere delle rotture di... ecco. In questo caso mi è capitato una cosa non tanto piacevole, anche per quelli che, come me, hanno avuto questo tipo di problema. Prendo il mio bel hard disk, supporto di archiviazione da 2 tera, quindi immaginatevi quanta roba c'era dentro. Lo vado ad inserire in un PC e magicamente mi dà questo risultato. E insomma, quella bella finestrellina di messaggio di errore con il segnalino rosso e una bella X bianca nel centro. Altre volte mi è capitato che, inserendo un hard disk nel PC Windows, succedesse una cosa analoga, che però si andava a risolvere andandolo a inserire in un PC con dentro Linux oppure entrandoci dal prompt dei comandi. Ma in questo caso proprio non ne vuole sapere. Le ho provate tutte e dentro veramente, ragazzi, c'ho un botto di roba. C'ho tutta la mia libreria musicale e quindi o perdo tutto. Perde, ai ai ai, è così bravo. Sta messo bene. Oppure mi ingegno a provare qualche trucchetto per vedere se si riesce a risolvere la questione. Lasciando stare molti consigli alla cavolo di cane che si trovano sul web. Che si chiama merda d'artista? Perché appunto non è merda di farmacista, non è merda di critico, non è merda di notaio. Ho provato, come state vedendo in questo momento, a lanciare un recupero di file da supporti rigidi danneggiati con un programma che si chiama Recoverit di Wondershare, che fra un po' vi andrò a illustrare per come andarlo a scaricare. Ci sta veramente mettendo un casino di tempo, quindi con molta pazienza lo lascerò finire e poi vediamo cosa succede. Sono un vecchio. Beh, in questo caso può succedere che il disco fisso sia veramente danneggiato. Tanto, ragazzi, sono cose che si rompono. Può succedere che con uno sbalzo di tensione o uno scollegamento anche fatto male avvenga una rottura, diciamo così, della struttura interna dei file, che è incentrata con il file system, e quindi questo ti dà l'impossibilità di leggere proprio il disco con qualsiasi dispositivo noi lo colleghiamo. Non sempre indica una rottura vera e propria del disco fisso. A può essere successo, come vi ho detto adesso, anche semplicemente una rottura dei file. In senso epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle, va bene? Comunque, ragazzi, io sto facendo questo video perché se riesco a risolvere questo grattacapo, spero di risolverlo anche a tanti come me che hanno avuto questa bella gatta da pelare. Innanzitutto, ragazzi, facendovi vedere anche le cose che ho fatto io, ho provato a lanciare un classico check disk, cioè insomma CHKDSK dal prompt dei comandi, che spesso può risolvere la questione. Anche perché adesso vi faccio vedere questo disco qua, vedete come si ritrova? Praticamente me lo sente, cioè mi dà la lettera e tutto, ma non sente, diciamo, il volume, quindi questo è già molto sospetto. Io adesso non ci clicco sopra perché non vorrei interrompere il processo di recupero dei file all'interno. Sono mortificato, signor Vento. Non fa niente, stavo solo praticando il mio mantra. Ma mi dà il classico messaggio d'errore che vi ho detto prima. Bene, in questo caso cosa sono andato a fare? Sono andato a cercare un po' sul web e ho cercato qualche soluzione. Le più che mi sembravano più indicate a riguardo erano quelle, appunto, iniziando di lanciare il comando chkdsk dal prompt dei comandi. Se ci sono degli errori, dei problemi, te li dovrebbe andare a risolvere. Comunque, ragazzi, in questo caso il disco non me lo dava neanche in NTFS, che era già formattato in NTFS, ma me lo davi in RAW, cioè in RAW, RAW.
Ecco, e non si capisce che cavolo di modifica sia andato a fare all'interno. Sarà veramente rotto questo hard disk? Beh, se avete una roba del genere, bisogna andare su Start, scrivere CMD e poi lo eseguite qua come amministratore. Ora, come faccio a sapere qual è il disco fisso che devo andare ad analizzare? Semplicemente, ragazzi, lancio il programma disk part, do invio, quando salta fuori la dicitura disk part, eccoci che siamo dentro al programma. Quindi lanciamo il comando list vol o list volume, come preferiamo, e saltano fuori tutte le partizioni, tutti i volumi che ci interessano. Io adesso ho due dischi con la stessa dimensione, vedete? 2 tera, che poi sono un pochino meno, come sappiamo nella quantificazione del volume cambia un pochino dalla dimensione effettiva a quella che viene dichiarata nel prodotto. Io vabbè, mi aiuto perché ho il nome musica, aiuta molto in questo caso avere l'etichetta nel disco. Vecchia Romagna, etichetta nera. Il brandy che crea un'atmosfera. Sì, possiamo terraformare Marte. Ma se così non fosse, se avete un altro hard disk con la stessa dimensione lo andate a scollegare. Comunque io ho il mio D da dover analizzare, quindi esco da disk part, perché non possiamo lanciare il comando chk dsk da dentro a disk part. Quindi scrivo chk dsk, la lettera del mio hard disk seguita da due punti, perché la sintassi degli indirizzi all'interno di Windows si scrive così. E passiamo ai pronomi personali. Io, ne tegli su, noi, ne, voi, te, e si, sa. Per quanto riguarda un disco fisso, basta scrivere la sua lettera seguita da due punti e ovviamente l'analisi verrà fatta da quei due punti lì in poi, cioè da quella lettera lì in poi, quindi tutto l'hard disk di quella lettera lì. Il comando completo per fare un'analisi, una riparazione bella intrinseca all'interno del disco è slash F e uno slash R. Io adesso non lancio il comando perché gliel'ho già fatto, quindi a me in questo caso non serve e non vorrei che andasse a interrompere l'operazione che sta eseguendo Recoverit di Wondershare. Io adesso posso uscire dal prompt dei comandi, quindi se non funziona questo metodo qua si passa direttamente al metodo 2, che è quello che sto provando a fare. Vediamo come funziona questo Recoverit. Se va tutto per il meglio ve lo metto nei link in descrizione. E dopo una intera giornata ci troviamo con Scan Completed. L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri. Posso dire una cosa? Ma certo. Ma vaffanculo, va! Vabbè ragazzi, a volte può succedere che si danneggi il partizionamento anche a causa di file che sono di tipo illeggibile oppure che hanno un tipo di formato o anche una nomenclatura che può andare a fare questi errori qua. Quindi secondo me probabilmente dentro ci sono dei file, come vi dicevo, che gli danno molto fastidio. Anche perché, come possiamo notare, adesso gli do un bel ok sperando che non succeda il finimondo, io qua mi ritrovo un doppio partizionamento, che uno è in NTFS, l'altro è in RAV, forse probabilmente proprio per quei file lì che ha trovato al suo interno. È una cosa buonissima che questo programma mi abbia separato i file in automatico in NTFS e in RAV. Meno male, se no non si riusciva a cavare tanto un ragno dal buco, ma solamente un moscerino che probabilmente volava via e non si poteva fare nulla. Questo ci metterà un po' a volare via, ma col tempo lo fa. Okay. Ah, piccola parentesi, questo programma qua o questi tipi di programma qua sono specializzati nel recupero di file da dischi danneggiati, quindi possono essere utilizzati anche se avete per errore oppure il vostro disco si è cancellato misteriosamente, avete fatto una cazzata probabilmente, come le ho fatte io tante volte. Questa mattina ho fatto diverse cazzate e rimangono delle tracce di questi file anche se il disco fisso è danneggiato nei settori che si possono recuperare se non è stato sovrascritto tante volte. Questo solamente se però avete un disco fisso di tipo classico, non un disco stato solido, cioè un SSD o una memoria flash, perché questo non è possibile per via della
tecnologia utilizzata per questo tipo di prodotti. E la cosa che andrò a fare io adesso è provare a recuperare, che mi sia anche scollegato l'altro disco. Qui succedono delle cose, per me c'è Lord Voldemort qua, è Lord Voldemort che mi ha lanciato una Avada Kedavra sul capanno. Comunque vado a ricollegare il disco e poi provo a recuperare i file mettendoli da questo disco qua a quell'altro che ho svuotato e vediamo come va. Oh signore, ma che succede in sto computer endemoniato? Cioè non mi sente più il disco adesso. Grazie, grazie mille. Cosa hai fatto? Cosa c'è? Di Cristo. Ma cos'è sto mistero? Mamma di Dio. È un malocchio questo. E questo no. Guardate, io non so cosa mi stia succedendo in questi giorni in sto capanno qua, di tutto. Però ragazzi, sono riuscito forse a reinserire l'hard disk su cui devo mettere la roba. Se non si riscollega qualcos'altro, io forse posso mettere sti benedetti file dentro quel benedetto hard disk. Comunque va bene. In questo caso questi qua, che sono i RAV files, nella partizione RAV non li andrò a toccare, perché se no sarei un suicida. Dammi mia spada, ridammi! Andiamo, Kamasuka, non fare la madama butterfly. Comunque, c'ho tutti questi file qua, quindi vado a cliccare su musica D, che è tutto il contenuto dell'hard disk salvabile. Andiamo a far così, vediamo se tornandoci sopra, ecco, me li ha salvati tutti. Addirittura però potrei togliere qualcosa, tipo il device info, il found 000. Ovviamente ti sente anche le cartelle nascoste, e beh buona grazia, se no non farebbe bene il suo lavoro. Togliamo l'extend, togliamo Android, che probabilmente si è formato quando ho inserito l'hard disk in un dispositivo Android, tipo un TV box. Recycle bin e il cestino lo togliamo, cioè le informazioni che indicano i file messi nel cestino di questo hard disk. Togliamo System Volume Information e Lost Location, quindi io tengo solo musica e temp. Vado a cliccare, se ho lasciato tutto bene, su Recover. Eccolo qua l'hard disk su cui mettere la roba. Allora seleziona un indirizzo dove salvare i file recuperati, cioè ricoverati. Mi scusi? 10.000. Ecco qua, ho portato la busta con i miei risparmi. 10.000, tanto. Ah, scusi signorina, io avrei un appuntamento col professore. 30.000. Non dovrebbe cancellare nulla, quindi io lo dovrei mettere dentro questo qua, volume NTFS 182. Apriamo qua, c'ho anche un anime giapponese un po' datato che vedete qui. Ah cazzo. Mi sta dicendo che non c'è abbastanza spazio. Minchia che sfiga però. Vabbè, devo svuotarlo e poi vediamo. Probabilmente era per questo che non saltava fuori neanche il pulsante new folder, cioè nuova cartella, proprio perché non c'era abbastanza spazio sul disco. Comunque ho notato che non c'era abbastanza spazio comunque, perché il disco è capiente 1,81 tera, mentre qui serve uno spazio di 1,90. Perché questo? È proprio per quello che vi ho detto, perché questo programma serve anche per recuperare file che sono stati cancellati. Quindi intanto gli ho messo tutta la cartella musica, che per adesso mi importa quello, poi andrò magari a fare una selezione dei file che avevo cancellato e che appunto non mi servono più. Per quanto riguarda la temp temporanea, lo farò un manino in seguito. Io penso di andare appunto a creare anche una nuova cartella. Io ho cliccato, poi vediamo, ecco, perfettamente. E la chiamo appunto musica, do un bel invio, perfetto, che così mi mette tutto il contenuto dentro questa cartella qua. È giusto avere un po' più di ordine nel fare le cose, secondo me. Dove sono i calzini? Ma io che cazzo ne so, scusa. Adesso recuperiamo, recover, ci metterà un'infinità di tempo, dipende se il disco l'avete inserito in una porta USB 2.0 o 3.0. io purtroppo l'ho dovuto inserire per questioni tecniche in una 2.0. allora intanto facciamo clic su recover ed è partito il recupero dei file. Much later. Bene, abbiamo iniziato questa impresa che era il 3 e siamo arrivati al 5. Se non siete pazzi come me, sicuramente non vi cimentereste mai in un'impresa di questo genere qua. Forse molti di voi avrebbero preso l'hard disk e l'avrebbero cacciato direttamente nel focolare domestico. Però io non volevo perdere tutta la mia bella archiviazione che avevo, perché anche accumulare un tot di roba
Cioè, ragazzi, non è che lo si può fare in ogni secondo, soprattutto dipende quanta ce n'è. Però sembra che abbia finito. Vedete, ricovero. Cioè, proprio ricovero, fa un po' vengo ricoverato io, ma ricovero effettuato con successo. Quindi mi ha recuperato la bellezza di 70.776 file. Diamo intanto un bel ok. E dovrebbe aver recuperato, anche perché io sinceramente ho visto qua nell'Esplora risorse, chiamiamola la vecchia maniera, che il volume M accessibile, che è quello dove ho messo dentro la mia musica, sinceramente, ecco, me lo dà con la mia bella cartellina musica, finalmente con la musica accessibile. Recovery, ecco, mi ha messo anche la data. È lo stesso se mi ha messo le cartelle a modo suo, poi uno se vuole le sposta. Ecco qua la mia musica, però eccola ragazzi, esattamente com'era prima che si rovinasse l'hard disk. Ora qui non voglio farvi vedere chissà cosa, perché c'è una bella raccolta musicale, però c'è tutto ragazzi. Cosa molto importante, vediamo se funziona. Provo ad aprire FUBAR, faccio un bel clear e faccio open questa directory qua, quindi generi raccolta 2.0 dentro ovviamente compilation. Eccoci qua, operazione in corso. Diamo un seleziona tutto con CTRLA e do un bel invio. E direi che con un pop in an oak, bellissimo, la canzone dei cowboy, funzionano e siamo contenti. Ovviamente nel recupero dei file te ne avrà messi dei doppi con lo stesso nome, però presi da strutture temporali differenti, perché l'hard disk è stato sovrascritto, cancellato, quindi da vari momenti in base a come sono rimaste le tracce magnetiche all'interno dell'hard disk, diciamo così, lui ha ricostruito il codice di questi file e te li va a mettere nei file recuperati, che è una figata colossale. Abbiamo appurato che questo approccio è forse il migliore, avendo il disco che cambia il file system in RAV non vuol dire che sia irrecuperabile, perché questo può avvenire come quando state copiando male una cosa, rimane il codice corrotto e non viene più letto, rendendo inagibile anche il percorso stesso, che poi andandolo a cancellare, eliminare correttamente, proprio pulito da zero, dopo si può tornarci dentro. Però l'unico modo per recuperare un disco per me di queste condizioni è proprio un recupero file con dei programmi del genere. L'unica cosa che purtroppo però non mi è piaciuta molto di questo programma, che è estremamente lento. Però facciamo una cosa, intanto io vi dico dove trovarlo, e se vi interesserà magari mettetemelo nei commenti, fatemi capire se vi interessa la cosa. Farò uscire un video con vari programmi e vari metodi messi a confronto, diciamo in una specie di classifica, per recuperare un disco danneggiato. Tornando noi, adesso finiamo la cosa. Intanto mio padre sta passando con il trattore, lo ringrazio infinitamente con tutte le preghiere a tutti i santi dell'universo, perché è veramente un genio quell'uomo. Comunque il programma io posso anche chiuderlo. Ovviamente quando andiamo a chiudere il programma dobbiamo essere sicuri di avere finito l'operazione, perché una volta chiuso, metti caso perché dobbiamo riaccendere il PC, bisogna rieffettuare lo scan da capo, se no te lo farebbe salvare qui, direbbe non è salvato, vuoi salvare? E allora noi usciamo semplicemente con exit. Beh, io direi che adesso si può passare direttamente alla fase successiva, cioè su come trovare il programma, e poi alla fine arriviamo direttamente alla parte dove si rimette a nuovo il nostro bel hard disk. Io vi lascio direttamente il testimone a
un sito dove ho letto praticamente queste informazioni per poter fare anche questo video qua. Qui troverete una serie di operazioni che si possono fare anche prima di tentare l'ultima spiaggia che abbiamo fatto in questo video, anche per andare d'esclusione e vedere se non importa arrivare fino a questo punto. C'è scritto tutto quello che potete sapere sull'argomento, vi lascio questa pagina come link in descrizione. Torniamo nel lato chiaro della forza e in questo caso io vi voglio fare vedere come rigenerare l'hard disk che ve l'ho promesso. Ci sono due modi, uno più intuitivo e l'altro un po' più approfondito ma molto più sicuro, che sono l'una con il gestore di dischi integrato nell'interfaccia grafica di Windows, che basta andare sul menu Start, cliccare col destro del mouse, cliccare su gestione disco. Adesso identifichiamo qual è, ma c'è il nome, quindi musica D. Ovviamente andrà cancellato tutto, quindi si spera che voi abbiate fatto il recupero dei file completo. Quindi praticamente qua in questo bellissimo hard disk qua io vado a fare un bel click col tasto destro e poi vado proprio a fare elimina volume. Ti dice la raccomandazione, qui verranno persi tutti i dati e se vogliamo continuare noi dobbiamo essere consapevoli, quindi faccio un bel sì. Lui ti va a eliminare tutto il partizionamento del disco, vedete spazio di memoria non allocato, clicchiamo col destro e facciamo nuovo volume semplice, basta adesso fare avanti. Qui gli lasciamo la capienza massima, quindi facciamo avanti. Qui ti dà la possibilità di scegliere la lettera che vogliamo dargli. Mi dica sta frase, stia attento alle vocali. Allora, le Amazzoni vinsero battaglie grazie alla loro figa. Ma roba da me. Ma le pare possibile? Io lavoro alla Telecom Italia. Ah, Telecom. E se no lo lasciamo in automatico perché sceglie lui la lettera più indicata. Ma se voi volete essere sicuri che l'indirizzo sia non cambiabile, basta che andate qua e selezionate una lettera di quelle un po' in fondo e non utilizzata già se avete fatto un'altra cosa del genere. Questi qua invece non importa toccarli. Facciamo avanti. Ecco, io formatterò questo volume con il file system NTFS, che è il più compatibile con Windows. L'etichetta posso lasciare benissimo anche volume, o se no dategli voi il nome che volete, e poi il resto lo lasciamo così, esegui formattazione veloce, insomma lasciamolo tutto così il resto. Quindi faccio un bel click su avanti, qui ci sono il riepilogo di quello che andiamo a fare, fine. Vediamo se dopo la formattazione me lo dà finalmente accessibile. Lasciamogli un po' di tempo, purtroppo con l'interfaccia grafica è un po' più lento, però eccoci qua con il nostro volume D appena creato, il nostro bel hard disk, che è tornato completamente accessibile. Vedete? Disponibile su 1.81 tera, 1.81 quindi è vuoto, possiamo entrarci e non ti dà più il segno di errore. L'hard disk è pienamente rigenerato. Se delle volte vogliamo provarne un'altra perché questo metodo non ha funzionato, utilizziamo il buon vecchio prompt dei comandi. Basta digitare cmd nel menu start, quindi clicchiamo col destro, vabbè, possiamo fare qui esegui come amministratore. Io basta che adesso lancio disk part. Ormai nel mio canale disk part è onnipresente. Vado a vedere un attimo quali sono i dischi inseriti, quindi list disk, lanciamo questo comando, lui mi dà i dischi che sono inseriti, in questo caso 1863 giga è lui, quindi devo selezionare il disco corretto. Mi raccomando, selezionate il disco corretto, perlomeno togliete i dischi che non usate per questa operazione, perché se sbagliate cancellate quello sbagliato. Io so che questo disco qua è il disco 1, quindi scriviamo select disk 1 ed eccolo qua, il disco attualmente selezionato è il disco 1. Lancio il comando clean per dare una bella tabula rasa al nostro hard disk. Vedete, pulitura del disco completata, e adesso dobbiamo crearlo da zero. Quindi io vado a scrivere create partition primary senza mettergli il size, cioè la dimensione, perché così ti crea la partizione con tutta la capienza totale, il volume totale del disco fisso. Do un bel invio.
La creazione della partizione specificata è stata completata, perfetto. Perfetto. Però lui ha dato l'informazione riguardo alla partizione, ma non l'abbiamo ancora creata. Quindi sostanzialmente per crearla dobbiamo fare format FS, che è il file system sostanzialmente. NTFS, specifichiamo questo perché noi lo vogliamo formattare in NTFS. Adesso gli voglio dare un'etichetta, un nome, lo chiamiamo come l'ha chiamato prima, ma vogliamo fare gli smargiassi, quindi gli do un altro nome, basta scrivere label uguale e lo chiamo archiviazione. Scritto bene? Qui non ha sbagliato mica nessuno. No, nessuno, Gesù Cristo, no, nessuno. Blasfema! Da non dimenticarsi assolutamente di aggiungere il comando quick, perché così fa la formattazione veloce, altrimenti con la formattazione lenta ci mette un'eternità e probabilmente bisogna aspettare degli altri giorni prima che finisca. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Quindi do un bel invio, ti dà la barra progresso. Perfetto, completata al 100%, formattazione del volume completata. Ora, per farlo sentire al PC, devo dargli la famosa lettera. Io in questo caso scrivo assign letter e qui scrivo semplicemente la lettera che gli voglio dare. Quindi lui aveva la lettera D, quindi gli rimetto la sua lettera di prima. Sarebbe più corretto metterne una di quelle in fondo, vabbè, facciamo così, dai. Facciamo i politically correct, ti metterò una bella Y al posto della D. Do invio, vedete che ecco qua mi è comparso il mio hard disk, bello, diciamo, ripristinato, con la dicitura archiviazione e la lettera Y, che lo posso trovare anche in Explorer Resource, insomma in questo PC. Ecco qua di nuovo l'hard disk, bello ripristinato e perfettamente accessibile. Questo si fa solo se l'hard disk non è completamente rotto. Perfetto ragazzi, io direi che abbiamo fatto tutto, il video può decisamente finire qua. Io spero vi sia piaciuto, l'ho voluto fare perché avendo riscontrato questo problema volevo poter aiutare anche altri che lo hanno avuto facendo vedere come l'ho risolto io. Detto questo, vi ringrazio di aver visto questo video, vi do un abbraccio dal più profondo del vostro sismo. Ma che la forza sia con voi e un salutone. Ciao!